Abbiamo lavorato tutte le maglie sul giro, adesso vado a lavorare 2 maglie nella catenella successiva. Sì. Una maglia alta e un'altra maglia alta. Contiamo le maglie, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Adesso vado a lavorare il decimo giro, quindi non vanno a sostituire la prima maglia alta che viene lavorata nella prima maglia. Poi continuo in questo modo fino alla fine del giro. Bene, adesso vado a lavorare una maglia alta nella catenella. Adesso in questo modo ho 15 maglie. A questo punto voglio svelarvi quindi i trucchetti. Nel giro pari praticamente andiamo a fare 2 catenelle che non vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia in cui andrà realizzata una maglia alta, quindi abbiamo fatto 2 catenelle, poi subito una maglia alta. Abbiamo continuato a lavorare tutto il giro. Quando abbiamo lavorato tutte le maglie, abbiamo lavorato anche la catenella una maglia alta. Nei ferri dispari invece andiamo a realizzare 2 catenelle che vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia, quindi andiamo a lavorare nella seconda maglia una maglia alta. Continuiamo così fino alla fine delle maglie e lavoriamo nella catenella 2 maglie alte. Quindi una maglia alta più un'altra maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare l'undicesimo giro. Quindi 2 catenelle. Lavoriamo la seconda maglia e continuiamo così. Bene, lavoriamo nella catenella 2 maglie alte, una e due. Bene, adesso andiamo a lavorare il nostro dodicesimo giro e andiamo a lavorare appunto il nostro motivo traforato. Quindi iniziamo con 2 catenelle. Poi lavoriamo la prima maglia con una maglia alta. Iniziamo con una catenella, non lavoriamo questa, lavoriamo la successiva. Una catenella, non lavoriamo quindi la maglia, lavoriamo la successiva. E così fino alla fine.
In questo caso abbiamo realizzato quindi una catenella, non lavoriamo la maglia e andiamo a realizzare la nostra maglia alta nella catenella. In questo modo giriamo e andiamo a lavorare il nostro tredicesimo giro, quindi 2 catenelle e vanno a sostituire la lavorazione della maglia. Andiamo a realizzare un'altra catenella che va a sostituire la lavorazione della catenella e infine lavoriamo quindi la terza maglia con una maglia alta, poi una catenella, salto la lavorazione della catenella, lavoro quindi una maglia alta nella maglia e così fino alla fine. Abbiamo lavorato tutte le maglie e adesso andiamo a lavorare nella catenella 2 maglie alte. Quindi una e due. Adesso lavoriamo il nostro 14° giro. 2 catenelle, quindi lavoro la prima maglia, una catenella, non lavoro la maglia successiva, ma lavoro quella dopo con una maglia alta, una catenella, non lavoro la catenella, lavoro la maglia e così fino alla fine. Devo fare un'unione perché utilizzo questo filo che non è granché. Voi non guardate la mia unione fatta in modo pessimo. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo lavorato quindi tutte le maglie sul ferro, adesso una catenella, non lavoro la catenella, la prima catenella, ma andrò a lavorare la successiva, che è questa qua, con una maglia alta. Ne lavoro la seconda catenella. Realizziamo quindi il nostro 15° giro. Non lavoro la prima, lavoro la successiva, la seconda. E lavoro tutte le maglie, tutte le catenelle presenti nel giro. Ho lavorato tutte le maglie, adesso lavorerò nella catenella due maglie alte. In questo modo avrò 20 maglie. Vi spiego quindi i trucchetti per il punto trafrato. Lo alterneremo, lo lavoreremo quindi una volta quando sarà dispari e una volta quando sarà pare e così continuando.
Quando è dispari iniziamo con 2 catenelle che vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia, un'altra catenella che va a sostituire la lavorazione della seconda maglia, quindi iniziamo a lavorare la terza catenella, poi una catenella, poi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, così via di seguito e lavoreremo l'ultima maglia con una maglia alta e poi 2 volte la catenella con una maglia alta. Pari, vediamo se riesco a spiegarmi perché è un po' più complicato. Andremo a realizzare 2 catenelle. Lavoreremo la prima maglia con una maglia alta, una catenella così fino alla fine, fino ad arrivare alla penultima maglia. Quindi nella penultima maglia avremo una maglia alta, nell'ultima maglia invece catenella. E quindi lavoriamo a questo punto la catenella della riga successiva con una maglia alta. Adesso andremo quindi a ripetere il nostro disegno, quindi avremo nel sedicesimo giro, iniziamo con un giro pari, quindi avremo 2 catenelle, poi lavoriamo la prima maglia con una maglia alta, così fino alla fine, avremo poi di nuovo il nostro punto traforato però con una maglia dispari e andando avanti in questo modo. Io comunque vi rimando al modello che ho utilizzato io, mi sono ispirata, ed è il modello di Katia che viene chiamato scialletto ombre cotton. E voi, se volete anche capire meglio il disegno, potete andare a cercarlo in questo modo. Viene realizzato in cotone, io invece ho utilizzato un altro filato, ma voi siete liberissimi di utilizzare il filato che preferite. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se avete delle domande, lasciatemele. Ciao!